Pittura, scultura, ceramica e fotografia. L'arte all'aperto della 33ª edizione della Gavardiana verrà ospitata dal 6 al 13 agosto da tre luoghi del centro storico vicini tra loro: Via Gavardini, Palazzo Gradari e Palazzo Mazzolari Mosca. Tre punti che vedranno colorarsi di artisti e pullularsi di gente. È un modo per scoprire la bellezza del patrimonio artistico, ma anche una bellezza di creatività di artisti che da decenni, anche con un certo ricambio generazionale, insomma, si cimentano in pittura, ceramica, scultura e da qualche anno anche fotografia. Una bellissima cartolina per i pesaresi, per i turisti, per il modo del mese di agosto, tra il Rossini Opera Festival e altre situazioni, insomma, tutti insomma, contribuiscono a creare questo clima di altri tempi, probabilmente con questi artisti che presentano le proprie opere e anche fanno comunità artistica, si incontrano e si conoscono. È bellissimo il dato di quest'anno, anche di un certo arrivo di nuovi giovani artisti, perché la Gavardiana è una cosa che affonda, diciamo, negli anni 60, poi è stata interrotta per un tempo, è stata ripresa e ovviamente serve anche coinvolgere nuovi artisti. Sono stati ragazzi che hanno spinto, artisti un po' meno giovani ma che hanno aperto, ed è bellissimo questo spirito nel segno dell'arte.